Di questo punto, o meglio di questa variazione che ne è venuta fuori durante una delle mie prove, ho fatto un'accurata ricerca anche per immagini, ma non ne ho riscontrato nessuna traccia, per cui ho deciso di chiamarlo punto piramide capovolta. Ne ho buttato giù le istruzioni e in questo breve tutorial vi vado ad illustrare appunto la lavorazione del punto fantasia. Punto che si lavora su un multiplo di 3 e quindi su una catenella dispari. Io qui ho già iniziato la lavorazione, ma partiamo dall'inizio e vi faccio vedere come lavorarlo e come chiudere il punto stesso alla fine del vostro lavoro. Dicevamo, si lavora su un numero dispari di catenelle e multiplo di 3. Quindi vado ad avviare una catenella che sia multiplo di 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Lavorata la nostra catenella, carichiamo il filo. E il primo punto lo andiamo a lavorare sulla quarta catenella a partire dall'uncinetto. Quella che abbiamo sul ferro non la contiamo, quindi una, due, tre e quattro. Nella quarta entriamo, estraiamo il filo, chiudiamo una solina con una catenella e ripartiamo. Carichiamo il filo. Saltiamo un punto di base, entriamo nel successivo, estraiamo, chiudiamo una solina con una catenella. Di nuovo carichiamo il filo, saltiamo un punto di base, entriamo nel successivo, estraiamo la solina e chiudiamo con una catenella. Carichiamo il filo, saltiamo un punto di base, entriamo nel successivo. Estraiamo e chiudiamo con una catenella. Carico, salto il punto, vado nel successivo, estraggo, chiudo una solina con una catenella. Carico il filo, salto un punto di base, vado nel successivo, estraggo la solina e la vado a chiudere con una catenella. L'ultimo punto, vi ricordo che dovete prendere tutte e due le asoline della catenella. In questo caso, quella che abbiamo sul davanti, vedete, e quella che abbiamo sul dietro. Quindi carico il punto, entro nell'ultimo punto. Prendo la solina che ho sul davanti, cerco di pescare anche quella che ho sul dietro. Qua. Estraggo la mia asolina e siamo pronti per ripartire con lo scarico dei punti e andare a completare il primo giro. Per questo punto, nel giro di scarico, andiamo a lavorare 2 catenelle, quindi una e due. E partiamo con lo scaricare i punti due alla volta. Fino ad esaurire tutti i punti che abbiamo montato sul ferro. Andiamo
Andiamo a completare il giro di ritorno, quindi lo scarico dei punti. E abbiamo completato il primo giro. Partiamo con il secondo giro, quindi nel giro di andata, che è quello di carico, lavoriamo 2 catenelle, una e due. Carico il filo, vedete che nella chiusura del punto sottostante si sono venute a formare due barrette verticali. Noi entreremo nella seconda, questa è la prima, e questa è la seconda. Noi entreremo nella seconda, quella di sinistra, estraiamo una solina. E lavoriamo una catenella. Carichiamo il filo, entriamo nella seconda asolina, quella di sinistra del punto, estraiamo, chiudiamo con una catenella, una asolina. Carico, entro nella solina di sinistra, estraggo, chiudo un punto con una catenella e continuo in questo modo fino a caricare tutti i punti che ho montato. Io continuo e poi vi faccio vedere come caricare l'ultimo punto. L'ultimo punto lo andiamo a lavorare, vedete? A inizio giro abbiamo 2 catenelle, quindi andremo a lavorare sulla seconda catenella prendendo tutte e due le asoline, e questa frontale e questa posteriore. Quindi carichiamo il filo, andiamo sulla seconda catenella del giro sottostante, prendiamo tutte e due le asoline, estraiamo il filo e abbiamo terminato il secondo giro di carico. Andiamo a effettuare lo scarico dei punti partendo con 2 catenelle, una e due. E continuiamo scaricando due punti alla volta fino ad esaurire tutti i punti che abbiamo sul ferro. Quindi carico e chiudo due. Carico e chiudo due. Carico e chiudo due. Carico, chiudo 2, carico e chiudo 2. E abbiamo terminato anche il secondo giro. Dal terzo giro e per tutta la lavorazione che vogliamo fare, andremo a ripetere il secondo giro completo. Iniziamo con 2 catenelle, carichiamo il filo, entriamo nella seconda asola. Estraiamo,
e chiudiamo un'asola con una catenella. Carichiamo il filo, entriamo nella seconda asola, estraiamo, chiudiamo un'asola con una catenella. Carichiamo l'ultimo punto entrando nella seconda catenella a partire dal basso, 1 e 2, e prendiamo sempre tutte e due le asoline, quella frontale una e quella posteriore, vedete? Frontale e posteriore. Estraiamo il punto e partiamo con lo scarico. 2 catenelle per iniziare e scarichiamo i punti 2 alla volta fino a terminare la riga di ritorno. E abbiamo terminato anche il terzo giro. Terminata la nostra lavorazione, andiamo a chiudere i punti. Dopo l'ultimo giro, quello di scarico, ripartiamo e andiamo a chiudere il lavoro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carichiamo il filo, entriamo nella solina, estraiamo, chiudiamo con una catenella e poi andiamo a chiudere i rimanenti punti che abbiamo in sospeso. Una catenella, carico il filo, entro nell'asola, estraggo una catenella per chiudere la prima asola, ricarico il filo e vado a chiudere le tre asole rimanenti. Una catenella, carico il filo, entro nell'asola, estraggo una catenella per chiudere la prima, carico il filo e vado a chiudere le tre asole rimanenti. Una catenella, carico, entro nell'asola, estraggo uno, una catenella per chiudere la prima asola, una catenella per chiudere le rimanenti tre.
abbiamo concluso la nostra lavorazione. Il tutorial è terminato. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Io vi aspetto per i prossimi.